tutta la Champions League minuto per minuto. Gentili ascoltatori, appassionati di calcio, buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, gremito come si suol dire in ogni ordine di posti dallo scudetto del 2001. Non c'era il tutto esaurito allo Stadio Olimpico, venduti tutti i biglietti per un record di incasso che sfiora i 3 milioni e mezzo di euro. Il pubblico delle grandi occasioni, perché questa indubbiamente per la Roma è una grande occasione per dimostrare di meritare di essere in Champions League all'altezza delle big d'Europa, perché il Bayern di Monaco indubbiamente è una delle squadre più forti del mondo, se non attualmente la squadra più forte del mondo, se la gioca con Barcellona e Real Madrid. Buonasera da Giulio Delfino, poi buonasera anche da Daniele Fortuna qui a fianco a me. Beh, atmosfera a dir poco elettrizzante qui allo Stadio Olimpico, proprio poco prima di andare in onda ci sono stati 3-4 minuti ad altissima intensità con l'inno della Roma, il tifo, la canzone della Champions gridata a gran voce dal pubblico. Insomma, è una serata non come le altre. Rimessa già battuta con Robben che chiama l'1-2, entra in area di rigore, la conclusione, gol, gran gol di Robben che porta in vantaggio il Bayern di Monaco. Giocata davvero spettacolare del centrocampista olandese che ha battuto De Santis e il Bayern Monaco si porta subito in vantaggio all'ottavo minuto di gioco. Grande giocata di Robben, davvero un tiro a girare con l'interno sinistro e la Roma va subito sotto. La Roma reagisce subito con Pjanic, l'apertura destra per Torosidis, dentro per Gervinho, esce Neuer, blocca il pallone, subito una chance per la Roma, reazione immediata della squadra giallorossa con il tiro cross di Torosidis sul quale per pochissimo non è arrivato Gervinho, break da parte di Angambiwa che finta il tiro, dentro ancora per Gervinho, la conclusione paratissima di Neuer in calcio d'angolo. Reazione immediata della squadra giallorossa che sfiora il pareggio subito in due circostanze, entrambe le volte con Gervinho, qui è scattato sul filo del fuorigioco, ha provato il diagonale ma Neuer si è superato in calcio d'angolo tuffandosi sulla propria sinistra e il Bayern può ripartire con il servizio dentro di Lahm. Attenzione Lewandowski, la conclusione, De Santis preso in controtempo riesce a respingere con il ginocchio in qualche modo il pallone, ma assolutamente in modo decisivo, palla per Nainggolan, c'è il pressing altissimo del Bayern che va a rubare palla. Attenzione l'apertura di Müller per Lewandowski, cerca l'incrocio dei pali, il pallone finisce di poco alto sopra la traversa, ma è davvero micidiale il Bayern Monaco quando riparte, quando va a prendere il pallone lì sulla tre quarti di campo, mette soggezione Bayern in attacco. Sì, attenzione con Goetze che va alla conclusione, rete, raddoppio del Bayern Monaco, il gol o di Goetze, sì è lui Goetze, confermiamo il 2-0 di Goetze, davvero una gran conclusione la sua, un colpo da biliardo sull'assist corto con il piatto destro, davvero grande squadra Bayern Monaco. Roma 0 Bayern 2 al 23° minuto. Beh, probabilmente neanche il più pessimista dei tifosi della Roma si aspettava una partenza così in salita. Bayern ancora in attacco, attenzione il colpo di testa, il 3-0 del Bayern con Lewandowski che sul cross da sinistra va a battere di testa De Santis. Roma al tappeto, non riesce a rialzarsi la squadra di Garcia, 0-3 in 24 minuti, grande dimostrazione di forza del Bayern Monaco. Roma stordita dai colpi della squadra di Pepe Guardiola che è andato ad applaudire, ad esultare con molta esultanza la prestazione dei suoi. Il cross da sinistra è stato di Bernat e il colpo di testa di Lewandowski, dobbiamo dire, troppo libero in area di rigore. Al 25° minuto il Bayern ha già segnato 3 gol, dunque ci vorrà davvero una grande impresa per la Roma, non per riacciuffare il risultato che mi sembra una cosa francamente impossibile, ma per salvare comunque la serata, perché o il Bayern smette di giocare o la Roma rischia di prenderne davvero molti altri di gol. Attenzione ancora Robben, 4-0, non riesce De Santis a bloccare il pallone, 4-0 per il Bayern Monaco al 29° minuto, ma davvero disastroso Ashley Cole, inguardabile, l'ha fatto andare via anche adesso, lo si era capito subito che Robben stava entrando, Cole imbalsamato nella circostanza, lo ha fatto passare, doppietta per il centrocampista olandese, clamoroso cappotto, siamo alla mezz'ora esatta in questo momento e la Roma sta perdendo già 4-0 in casa contro il Bayern Monaco, Ashley Cole inguardabile. È una Roma rimpicciolita rispetto al campionato, questa è tutta un'altra dimensione, questa è un'altra squadra, non ci aspettavamo un divario così pesante. Ancora il Bayern Monaco in area di rigore, chiedono il calcio di rigore che viene concesso dal direttore di gara perché Manolas si è aiutato in scivolata toccando il pallone con un braccio, dunque può ulteriormente aumentare il passivo della Roma perché il Bayern sta per battere un calcio di rigore, fallo di mano netto direi quello di Manolas.
anche se involontario perché era in scivolata. Adesso sta dicendo al direttore di gara, insomma, che dovevo fare, ero in scivolata, però il pallone gli è andato sul braccio ed è stato concesso il calcio di rigore a favore del Bayern, che così può realizzare il quinto gol. Siamo sul punteggio di 4-0 e dal dischetto c'è Müller. 35esimo minuto nel corso del primo tempo, Roma 0, Bayer 4, rigore a favore dei tedeschi che possono dunque portarsi sul 5-0. Parte Müller, il tiro e il gol, 5-0 per il Bayern. La manita sulla Roma, che serata da incubo per i giallorossi, davvero incredibile, inspiegabile e inimmaginabile alla vigilia. Anche i giocatori in panchina si coprono addirittura il viso, si vergognano anche loro che sono in panchina e che non stanno giocando. Quasi sperano di non entrare. Garcia si è seduto come in una sorta di resa, come a dire io non so più cosa dirgli ai miei, perché è inspiegabile una situazione del genere. Adesso la Roma incomincia anche un po' ad arrabbiarsi. De Santis sta invitando i suoi a prestare più attenzione. Nainggolan è intervenuto in scivolata un po' duro su Robben, come a dirgli beh adesso basta, non esagerate, perché insomma la partita l'avete vinta, non c'è bisogno di umiliarci. Tra l'altro la cosa curiosa è che il tempo non passa mai, siamo al 38esimo e addirittura la Roma sta sperando che finisca il più presto possibile questo primo tempo. Adesso sbagliano un contropiede facilissimo ai giallorossi, perché il Bayern si era un attimo distratto, erano in 4-3 ed è stato sbagliato, credo proprio da Totti, il lancio facile per i Turbe. Siamo al 39esimo del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Doveva essere una serata da campioni per la Roma, invece è una serata da incubo, perché il Bayern Monaco sta vincendo 5-0. Ma sentite comunque il tifo dei sostenitori della Roma che stanno cercando di scuotere la propria squadra. Gervinho viene inseguito, pressato, così come De Rossi, che si fa portare via il pallone, poi un colpo di tacco, la conclusione e la parata di De Santis. Ma anche qui il Bayern ha pressato in massa con 5 giocatori del centrocampo che sono andati a sradicare il pallone dai piedi anche di De Rossi, che con troppa sufficienza stava cercando di gestirlo nella propria tre quarti di campo. E qui è finito il primo tempo, un primo tempo da incubo per la Roma, che va sotto al riposo sotto di 5 gol. Il Bayern conduce per 5-0, davvero una serata da nightmare, come si suol dire, visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, una serata da incubo per la squadra giallorossa, che va a riposo, ripetiamo, sotto di 5 gol. Ma Nainggolan prova la conclusione con pallone che termina alto sopra la traversa. Segnali di risveglio della Roma con questa conclusione di Nainggolan alta sopra la traversa. Possiamo dire che i migliori in campo, anche se sono fuori dal campo, sono stati i tifosi della Roma. Posizione regolare, Gervinho entra in area di rigore, viene inseguito, la conclusione, palo! Sfortunata la Roma nella circostanza con Gervinho. Florenzi va a recuperare palla all'indietro per Pjanic. Sfortunata qui la Roma, sfortunato Gervinho che ha colpito il palo pieno. Palla che viene riconquistata da De Rossi. Il lancio lungo per Florenzi che aggancia il pallone, la conclusione, parata di Neuer. Grande chance per la Roma con il tiro di Florenzi, respinto dal portiere tedesco. È sfortunata davvero la Roma in questa circostanza, prima e soprattutto con Gervinho, e qui Neuer ha chiuso la porta a Florenzi, che ha effettuato un aggancio davvero difficilissimo, ma poi ha sparato addosso al portiere, che sì, per carità, è grande e grosso, però lì forse Florenzi poteva angolarlo un po' di più il tiro. Parte in questo momento Pjanic e Gervinho. È grande parata di Neuer, incredibile. Il gol sembrava davvero fatto per la Roma, ma Neuer è riuscito a togliere la palla dalla rete in modo clamoroso. Dopo il palo di Gervinho e la parata di Neuer su Florenzi, adesso un'altra parata dell'estremo difensore tedesco, ci prova i Turbe dalla lunga distanza, pallone che finisce alto. Ci si mette anche un Superman Neuer a togliere il gol fatto ai giallorossi. Attenzione alla Roma con Florenzi, dentro per Nainggolan, dentro per Gervinho che realizza il 5-1, e dunque Gervinho riesce finalmente a segnare il gol che la Roma in questo secondo tempo stava meritando. 5-1 il punteggio. Chissà che non sia un biglietto da visita per la Roma, come a dire noi siamo questi, non siamo quelli del primo tempo, e lo dimostreremo anche a Monaco di Baviera. Insomma, la Roma quando vuole a pallone sa giocare, sicuramente nel primo tempo non l'ha fatto, evidentemente l'approccio alla sfida è stato sbagliato. Proprio adesso vedendo questo secondo tempo, certo è ovvio che stiamo parlando di un secondo tempo che non fa testo, perché comunque il Bayern ha abbassato il ritmo abbassato il ritmo Brasile e Germania.
molto simile questa come partita, no? Il Brasile giocava in casa contro la Germania, adesso la Roma sta giocando in casa contro il Bayern. Approccio sbagliato e primo tempo disastroso, la Germania che ne fece 4 se non ricordo male, poi infierì anche nel secondo tempo, e quindi insomma più o meno simile come storia, no? Palla recuperata dai tedeschi che adesso provano a manovrare sull'auto di sinistra con il solito scatenato Robben, che adesso serve sul filo del fuorigioco. Ribéry, il pallonetto e il pallone in rete, 6 a 1 per il Bayern. Il lancio in avanti bellissimo di Robben per Ribéry. Robben è davvero da 9 questa prestazione stasera. Non hanno neanche esultato i tifosi tedeschi, che adesso stanno ironizzando e stanno facendo ciao ciao ai tifosi della Roma, che hanno deciso di abbandonare lo stadio. Non tutti, però in molti stanno andando via per evitare anche le code all'uscita, perché insomma sul 6-1 si può anche andare a casa. Passivo pesantissimo per la Roma, e si sta avvicinando lo spettro del famoso 7-1 di Manchester, che i tifosi della Roma si sono portati dietro e si porteranno dietro per una vita, e si sta sempre più delineando questo bis, perché al Bayern manca un solo gol per ripetere quel famoso risultato che la Roma ha insomma subito nella disfatta di Manchester. Attenzione, avanza Götze, la conclusione, De Santis non trattiene il pallone, attenzione al tiro e il pallone che finisce in rete. Ecco il 7-1, il 7-1 del Bayern, incubo che si ripete per la Roma. È andato in gol Götze, credo, no? No, ha ancora Robben? No, neanche. Shaqiri. Appena entrato. Appena entrato, lo stiamo ricordando, appena entrato segna subito Shaqiri, perché poi... Comunque disastroso De Santis oggi, veramente impresentabile anche il portiere della Roma, perché questo tiro centrale si poteva tranquillamente trattenere, invece De Santis si è lasciato sfuggire il pallone dalle mani, pallone che è stato recuperato da Shaqiri, che ha saltato il portiere poi in uscita, in goffa uscita, e lo ha battuto per il gol del 7-1 a favore del Bayern di Monaco qui allo Stadio Olimpico di Roma. E ironia della sorte, ha cominciato a piovere all'Olimpico, davvero un segno del destino. A Roma non pioveva non si sa da quanto, perché è stata un'estate caldissima e un ottobre anche caldissimo, e adesso comincia a piovere sul bagnato, come si suol dire, perché la Roma, dopo aver segnato il 5-1 con Gervinho e dopo aver dato segnali di ripresa, all'improvviso ha subito altre due reti dal Bayern Monaco, e adesso il punteggio è di 1-7. Cappotto clamoroso questo della Roma. Bayern che continua ad attaccare con Ribéry, servito da Robben, indiscutibilmente il migliore in campo del Bayern di Monaco, ma certo gli hanno lasciato molta libertà. Adesso forse c'era anche un fuorigioco. Shaqiri entra in area di rigore, la conclusione alta sopra la traversa. Shaqiri, grazie a De Santis per la palla del possibile 8-1, e il pallone finisce fuori. Bayern che palleggia, da domani è atteso il calo delle temperature un po' in tutta Italia, si comincia a sentire un'aria fresca anche qui allo Stadio Olimpico di Roma. Si può dire è l'ultima giornata estiva anche per la Roma, perché è arrivato l'inverno sulla squadra giallorossa. Il Bayern è dentro ancora con il cross centrale, il pallone che finisce fuori di un soffio, aveva dato l'illusione ottica del gol, poteva essere l'8-1 per il Bayern Monaco, ma il tiro di Ribéry è finito sull'esterno della rete. Numeri da capogiro qui all'Olimpico, perché al di là dei 7 gol segnati dal Bayern di Monaco, insomma ne potevano fare almeno altri 5-6. C'è tempo per l'ultima azione del Bayern Monaco, che già poco fa ha sfiorato l'8-1 e adesso si ripresenta in area di rigore con Ribéry, dentro per Shaqiri, il cross centrale, ancora una volta vuoto De Santis, non si sa davvero cosa abbia questa sera il portiere della Roma. Disastrosa anche la sua prestazione assieme a quella di Ashley Cole, la conclusione e poi il passaggio di testa all'indietro di De Rossi, sempre per De Santis che controlla il pallone tra le mani. Irriconoscibile stasera anche il portiere della Roma. Pallone che viene riconquistato dal Bayern Monaco e il direttore di gara chiede palla con qualche secondo d'anticipo, fischia la fine della partita. Roma 1 Bayern Monaco 7, una disfatta per la squadra giallorossa. Insomma, commenti ne abbiamo fatti ulteriormente, è inutile aggiungere qualcosa, perché davvero non ha senso commentare questa disfatta della Roma, l'abbiamo già fatto ampiamente. 7-1 per il Bayern Monaco, la Roma è comunque ancora seconda in classifica, può giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Nelle prossime partite, non tanto quella di tra due settimane
contro il Bayern di Monaco in trasferta, ma sicuramente nelle ultime due a Mosca e in casa contro il Manchester City la Roma può ancora centrare il discorso qualificazione. Esce dal campo il Bayern, Benatia va a stringere la mano ai suoi ex compagni di squadra. La domanda è d'obbligo: con Benatia come sarebbe andata questa partita? Magari non 7-1, ma non 7-1. Qualche gol in meno forse l'avrebbe preso la Roma. I giocatori della Roma vanno ad applaudire la curva per l'incitamento, nonostante il passivo hanno evitato di fischiare e adesso cantano i tifosi della Roma: vinceremo il tricolore, ai giocatori della Roma, come a dire lasciamo perdere la Champions e concentriamoci sul campionato. È tutto dallo Stadio Olimpico, io ringrazio Daniele Fortuna per gli interventi qui in tribuna stampa assieme a me e ringrazio anche Stefano Catini per l'assistenza tecnica. Da Giulio Delfino l'augurio di una buona serata.